Il proiettore iCODIS D7 Max è dotato di una risoluzione di ben 720p, una luminosità di ben 3000 lumen e le dimensioni della proiezione vanno dai 60 ai 120 pollici, mentre le dimensioni del proiettore sono di 45,7 x 35,6 x 22,9. Alla funzionalità Keystone tramite una rotella posta sul retro e un gran numero di porte HDMI, VGA, USB, LAN, AV e tante altre. Inoltre è dotato del sistema operativo Android con le funzionalità di Miracast, Wi-Fi, Bluetooth, AirPlay per dispositivi Apple. Sul proiettore possiamo trovare i tasti di comando, ma possiamo utilizzare anche il telecomando in dotazione per utilizzare tutte le funzioni. Questo è il tasto ESC e ci consentirà di uscire da tutte le applicazioni che apriremo. Questo è invece il tasto indietro, che è praticamente uguale al tasto back di Android. Anche se a volte ho trovato più difficile l'utilizzo di questo tasto, ma è più comune l'utilizzo di ESC, mentre il tasto home ci consentirà di andare direttamente alla home del proiettore. Insieme al proiettore ci verranno dati un cavo HDMI, un cavo VGA e un cavo component, un telecomando, un fusibile, dei fogli di carta per pulire in microfibra per pulire la lente, il cavo di alimentazione, un adattatore e ovviamente i manuali per collegare il proiettore alla corrente. E appena accendiamo il proiettore iCODIS ci ritroviamo all'interno di questa schermata. Questa appunto è la schermata home del proiettore, dove possiamo vedere quattro applicazioni preinstallate. La prima Movie, la seconda Music, Application e Office. L'applicazione Movie che andremo subito a vedere è un'applicazione che ci consente di vedere la televisione tramite appunto il sistema operativo Android. Quindi abbiamo Free Channel o i contenuti salvati o i canali salvati oppure il market interno di questa applicazione per comprare magari qualche contenuto aggiuntivo. Ma andiamo un attimo su Free Channel. Free Channel appunto ci consente di vedere una limitata quantità di canali in modo gratuito. Questo appunto è Sky TG24, ma possiamo sceglierne anche altri. All'interno del menu di questa applicazione, andando su setting, possiamo fare una sorta di selezione per i nostri settaggi preferiti che si avvieranno contestualmente all'avvio dell'applicazione. Io in questo caso ho scelto l'avvio come TV, infatti cliccando immediatamente sul Free App, su Free TV, troviamo già in partenza la televisione. Abbassiamo un attimo la voce che altrimenti non riusciamo a sentire e cliccando OK abbiamo una lista di altri canali che possiamo vedere gratuitamente dall'Italia. O se non ci interessa l'Italia ma parliamo bene l'inglese, possiamo selezionare anche altri paesi. Ma usciamo da questa applicazione. Sì, voglio uscire. E andiamo su Music. Music non è nient'altro che l'applicazione Google Play. Ed eccoci qua. Io non ho un piano con questa applicazione, quindi ve la skipperò. Application inoltre non è nient'altro che il Play Store, quindi ci consentirà di scaricare qualsiasi applicazione dal Play Store e di giocarci. Inoltre vi consiglio di mettere tramite la presa USB una mini keyboard o anche un mouse. Questo ci consentirà di non dover usare solo il telecomando per controllare il nostro proiettore. Office, inoltre, infine, non è nient'altro che l'applicazione
VPS Office. Questa applicazione ci consentirà non solo di leggere i documenti che inseriremo all'interno della memoria del proiettore o anche tramite una pennetta USB, ma anche tramite l'applicazione stessa che abbiamo installato sul nostro smartphone. Scannerizzando questo QR potremo streamare direttamente i nostri contenuti sul proiettore, così da avere un più vero e proprio proiettore da ufficio. Ma le cose belle non sono finite qui. Continuando ad andare oltre, abbiamo la vera e propria schermata, la home del nostro proiettore. Qui troveremo tutte le applicazioni che abbiamo installato tramite l'application, ovvero il Play Store. Infatti qui abbiamo l'applicazione YouTube, come l'applicazione di Netflix. Entrambe queste applicazioni sono fatte veramente bene, perché sono fondamentalmente quelle del Play Store. Non posso farvi vedere dei contenuti, delle applicazioni perché attualmente me le darebbe come violazione dei contenuti. Ma facciamoci un giro su YouTube. E mi raccomando, iscrivetevi al mio canale. Questa è l'applicazione YouTube, ed essendo la prima volta che la apro, vedete che ha proprio tutte le funzionalità dello YouTube standard. Possiamo addirittura avere il browser, quindi navigare direttamente dal nostro proiettore. Ok. Io non ho ancora configurato tutte le impostazioni di questo dispositivo, come potete ben capire. Ed ecco qui, siamo su Google, direttamente dal nostro proiettore, senza nessuna connessione dietro praticamente. Ovviamente sono connesso al mio wireless, wifi, però è solo quello. Abbiamo due tipi di impostazioni su questo proiettore. Settings, che non è altro che la schermata principale delle impostazioni di Google, le impostazioni normali, nulla di più. Quindi abbiamo wifi, Ethernet, perché è possibile collegarlo anche tramite Ethernet, Bluetooth, perché è possibile avere una connessione Bluetooth. Io ho usato questo proiettore con Netflix, quindi vedevo appunto le mie serie TV preferite con connesse le mie cuffie Bluetooth, e devo dire che hanno funzionato molto bene. Poi abbiamo le impostazioni del proiettore, che qui sono molto poche, ma andremo a vedere meglio dopo. Suono, display, app. È un normalissimo menu di Android. Andando in app, informazioni, abbiamo la versione di Android 4.4.4. Il mio sistema è aggiornato. Facciamo un'altra volta un controllo. E ho premuto ESC per errore. Andando a vedere lo spazio di memoria a disposizione, vediamo che abbiamo uno spazio libero di ben 2 giga, mentre lo spazio totale è di soli 3. Questo non ci spaventa perché comunque è un proiettore e possiamo inserirgli una penna USB per aumentargli lo spazio. Con le impostazioni abbiamo finito, non c'è null'altro da dire. Diamo un'occhiata alle impostazioni del proiettore. Possiamo settare la modalità con il quale vediamo le immagini: picture mode, standard, soft, custom e luminoso. Come vedete, la differenza cambia di molto. E possiamo impostare quello che ci piace di più. Andiamo indietro.
Qui possiamo girare il proiettore in tutte le direzioni, perché ovviamente possiamo posizionarlo in varie parti della nostra casa, ad esempio soffitto, girato. Quindi con queste impostazioni aggiustiamo queste cose. E con queste impostazioni abbiamo concluso. Abbiamo un manuale che ci consente di non lo so. Ah, che ok, quindi è un menu veloce consultabile nel caso in cui non riuscissimo ad ottenere ad fare qualcosa. Home page, file manager, devo dire che approvo questo proiettore perché all'interno abbiamo quel Plus che ci dà il sistema operativo Android, così da non dover fare altre operazioni, ad esempio attaccare un computer o accendere il televisore o non so, collegarlo ad altre sorgenti soltanto per vedere ad esempio Netflix, ma possiamo semplicemente andare sull'applicazione Netflix e guardarla senza collegargli nulla. È possibile fare molto altro, collegargli una penna e guardare direttamente i file PowerPoint. Per esempio, questo potrebbe essere comodo per uno studio. Inoltre, abbiamo una cassa integrata all'interno del proiettore molto potente che ci consentirà in alcuni casi di non doverlo attaccare a nessuna sorgente audio esterna, anche se oggi le casse Bluetooth sono comunissime, quindi collegarlo con una cassa Bluetooth esterna tramite il cavo AUX o anche tramite il Bluetooth, visto che questo dispositivo ne è dotato, ci consentirà sicuramente di avere un audio più pulito. Oppure tramite le connessioni poste sul retro del proiettore possiamo collegare delle casse di maggiore qualità.